Amici di Valdo TV, ben ritrovati. 24esima edizione, 24 candeline per la sagra della zucca organizzata dalla Proloco di Caorera. Siamo in compagnia di presidente e vicepresidente della Proloco di Caorera. Vogliamo avere un po' di commenti riguardo a questa 24esima edizione. Quasi un quarto di secolo per una manifestazione, signor Walter Zanella, che è veramente importante nel nostro territorio. Quanti sono i volontari che ad oggi si adoperano per la realizzazione e quali sono i suoi commenti in merito a questa edizione? Diciamo che i volontari più o meno sono sulle 80 persone. E come dicevo anche in altri momenti, quando noi facciamo questo tipo di manifestazione, i nostri paesi vicini, considerando l'entità dei paesi, si svuotano. Marsiglia si svuota, Lentiaia quasi è lì che è quello. Quindi abbiamo dei collaboratori che vengono da tutte le zone, ma la cosa più importante secondo me è la valorizzazione veramente di questo prodotto, prima di tutto dal punto di vista gastronomico, che è veramente stiamo cercando di portare a livelli molto elevati, ingaggiando degli chef veramente di alto livello, in modo di avere un prodotto molto pregiato a livello di sagra così. Ci siamo riuscendo perché veramente abbiamo l'appoggio di persone molto in gamba e molto capaci. E secondariamente abbiamo un bellissimo concorso di cucina, che voglio ricordare un nostro carissimo amico che non c'è più, un nostro collaboratore. Stanno partecipando degli chef, degli ristoranti sicuramente fra livello, ma sicuramente regionali, i migliori a livello regionale. Andiamo dal vicepresidente, nonché consigliere comunale di Querovas, Giusto Vergerio. Giusto, un paesino piccolo come Caorera, che conta una settantina di abitanti, in questi giorni arriva a numeri che parlano di 10.000 presenze. Come vi organizzate dal punto strutturale per accogliere tutta questa affluenza? Allora, guarda, ti dirò che innanzitutto abbattiamo tutti i campanilismi. Così, perché come diceva Walter prima, abbiamo i paesi limitrofi, a cui anch'io faccio parte di Marsiglia, che è un paese limitrofo, che si svuotano per realizzare questa festa al meglio, perché è una festa nata per valorizzare il territorio, il prodotto, non una festa solamente così per far festa tra i paesani, tra gli amici così. Noi come Proloco ci crediamo tanto sul discorso di valorizzazione del territorio del prodotto e promuoviamo tutto l'anno il nostro territorio, tutto il nostro prodotto così, e speriamo che anche altri privati, altre aziende così riescano a cogliere il frutto, diciamo, di questo nostro sforzo di vedere nella zucca una possibilità anche per guadagnare qualcosa, per fare qualcosa, non solo così. E abbiamo un seguito che è pazzesco, perché dai bambini delle scuole materne così, che vengono a seminare, a raccogliere, e tanti mari non hanno mai visto come seminare una zucca, come seminare una qualsiasi cosa. È una novità, perché adesso che giocano col tablet, anche da piccoli così, perdono certe cose così. Secondo me è importante invece ritornare un po' alle origini. Vorrei chiamare qui con me per un breve pensiero riguardante questa edizione. Ci vediamo dell'aiuto di tante altre associazioni così, e della Protezione Civile, del gruppo Poiat di Marsiglia, della Proloco di Lentiaia, dei Polenter d'Acesio, sì, come vogliamo in tanti in questa festa così, per valorizzare il territorio, il nostro territorio. Compagnia del vice sindaco Andrea Biasiotto, abbiamo fatto un commento generale con il presidente e vicepresidente della Proloco Caorera su questa manifestazione e ci sono tante belle novità, compresa quella su cui siamo seduti.
Infatti devo dire che è la prima volta che faccio un'intervista seduto su una cosa del genere. Questa è una delle tante iniziative che abbiamo intrapreso assieme alla Proloco, e grazie ai fondi di Confine siamo riusciti a finanziare questo parco che è bellissimo sul Piave, che ci porterà ad avere un ulteriore sviluppo del nostro territorio. Quando è nata la festa della zucca tanti anni fa, veramente era una cosa piccolissima, è nata dallo spirito, dall'iniziativa delle persone. Adesso è diventata una realtà che è realmente un volano per lo sviluppo di tutto il nostro territorio. Vengono più di 10.000 persone in una frazione del comune di Quero Vas, ex comune di Vas, che ha una cinquantina di abitanti, per cui veramente tutte le persone delle frazioni di questo comune sono coinvolte direttamente o indirettamente, e questo è lo spirito che ci porta a diventare una realtà grande e conosciuta in tutto il territorio della nostra regione. Tanto di più sarà adesso che c'è questo percorso vita in cui si potrà giocare, si potrà fare dello sport, c'è un percorso vita, quindi tutti gli esercizi che si fanno a corpo libero, eccetera, c'è, sarà la possibilità di farsi da mangiare con i barbecue, eccetera. Abbiamo speso 360.000 euro e tutto questo, come ho detto prima, grazie ai fondi di Confine, ma grazie soprattutto allo spirito e alla passione che ci mettono queste persone per fare qualcosa per il proprio territorio. Si chiamano Proloco e loro ragionano proprio per il loro territorio, per la gente che ci vive, quindi non finiremo mai di ringraziarli. Le cose non si fanno mai da soli, se l'amministrazione collabora con una Proloco è perché ci crede, perché la Proloco trasmette questa voglia di fare qualcosa, per cui sarebbe impossibile per un amministratore dire di no. Grazie a tutti, si conclude così. La sagra della zucca 2018 è tutto, arrivederci al prossimo anno.